my last day on earth, if it was my last day. Allora ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, vlog 1. Inizierà una serie di... Aspetta che pulisco la telecamera. Inizierà una serie di vlog riguardanti l'inizio di stagione, le gare e tutto quello che, diciamo, andiamo a fare durante la stagione. E quindi oggi è lunedì, mancano 6 giorni alla prima gara. E quindi un'uscita, diciamo, tranquilla, di recupero dall'ultima settimana di carico, che è stata una settimana molto importante. E fa un freddo porco e voglio andare a divertirmi scaricando. Quindi questo è l'occorrente per un'uscita col freddo maledetto che c'è fuori. Abbiamo quindi, vabbè, casco, occhiale, multitool, fascia cardio, quello che riguarda, diciamo, scaldacollo, copricapo, calze X-Tech, molto belle, queste sono in lana merino, vanno da Dio quando fa freddo, guanti Scott, modello abbastanza, diciamo, invernale. Poi abbiamo una maglia X-Tech bella pesante, mi piace molto, queste giornate fredde veramente ottima. Che abbiniamo con una maglia a maniche lunghe. Come vedete la divisa è ancora quella vecchia, perché mancano ormai 4 giorni alla presentazione della nuova divisa, della nuova bici, quindi mi vesto ancora, diciamo, 2021. Smanicato e mantellina che mi porterò dietro, gambale e poi pantaloncino, e siamo pronti a uscire. Qua abbiamo le mie scarpette, con cui mi sto trovando veramente bene, belle comode. E poi abbiamo la sparchina, stavo dimenticando la parte migliore. Ciao bella. Abbiamo la sparchina che, come potete vedere, è bella impolverata ed è stata in qualche modo rinnovata nei componenti, perché ormai siamo quasi arrivate alle gare. Quindi, come potete vedere, abbiamo montato il frenny braking, abbiamo montato le nuove ruote, anche se queste sono da allenamento. Vi farò vedere poi i copertoni da gara. Mi hanno messo su il nome, bello impolverato, e quindi oggi la portiamo a fare due discesine, un giro di scarico alternativo, perché tiriamo su il cannone qua. Olè. E poi ve la racconto nel dettaglio in un prossimo video, dai, come vi avevo promesso. Intanto comunque adesso mi vado a cambiare e ci vediamo direttamente in bici per andare a scaricare, ma divertendoci come sempre. Allora, oggi prevedo un gran freddo, come vi dicevo prima. Alla fine ho tolto la fascia cardio con la pettorina. Non vanno d'accordo. Io ho voglia di caldo, voglia di estate, ragazzi. Non ho proprio voglia di vestirmi così anche per tutto marzo, quindi speriamo che il meteo cambi e via. Ok, oggi vi porto sulla collina di Torino, che è uno dei posti più belli qua per pedalare, a mio avviso. Vi faccio vedere un po' qualche trail che faccio di solito. Via. Ok, siamo in cima alpino. Adesso vi faccio vedere un trail nel bosco che va verso l'osservatorio di Torino, che dovrebbe essere ancora chiuso. È un posto abbastanza caratteristico. E poi arriviamo al Colle della Maddalena, che è dove di solito vado a fare pausa bar con Greg e i miei amici, la combriccola della collina. Però è lunedì, quindi sarà chiuso, ma non ho voglia di fermarmi al bar oggi. Fa freschino. Ah, guarda qua, c'è un bel trail che scende. E quindi, dicevo, facciamo un po' di sgambata ancora su asfalto. Adesso ci ficchiamo nel single track e ci facciamo una discesa in chiesetta, così vi faccio vedere un po' quella zona di collina e ve ne porterò altre prossimamente. La bici, come dicevo, abbiamo montato su frenny braking nuovi, li sto testando in questi giorni, tutto nuovo per me. E poi per il resto, in attesa del manubrio da meno 30 gradi e qualche altro materiale, la bici è quasi completa per correre, anche se, come vi avevo raccontato, verrà sostituita completamente. Ok, siamo, come potete vedere, all'entrata dell'osservatorio planetario di Torino, museo dell'astronomia e dello spazio, però mi sa che è chiuso. Greg mi ha detto che dovrebbe essere ancora chiuso. Se fosse aperto sarebbe bello venire a farci un giro un giorno, non in bici ma a visitare, ma a vedere così direi che è leggermente abbandonato. Esatto, decisamente abbandonato. Comunque, i meccanici di Scott Italia mi hanno montato anche il blocco intermedio. Come potete vedere qua, ho il blocco remoto per forca, ammo e telescopico tutto insieme, in tre leve con un solo comando. Mi trovo abbastanza bene. La cosa bella però, appunto, è che mi hanno messo la posizione intermedia, che io uso tantissimo nei tratti tipo questo. Quindi, invece di avere l'ammo tutto sbloccato, che lavora tanto, ho tutto bloccato, che quindi qua, in questi piccoli sassi o radici, salti per aria, lo lasci così come adesso, intermedio, copia tutto quello che c'è da copiare ed è abbastanza sostenuto quando ti alzi in piedi e vuoi spingere, diciamo. Quindi mi piace molto. Oh, che belli i sentieri della collina puliti.
senza fango. Vado un po' più piano perché sennò che giro di scarico. Bello pulito. Come silenziosa sta bici, comunque è incredibile. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di più della Sparkina è proprio il fatto che sia super silenziosa. Coppia tutto, sta attaccata a terra e non fa rumore. Vabbè, ovviamente la ruota fa rumore, ma perché sono dei dentini del corpetto, credo, qualcosa di simile. Quelli fanno rumore sempre, insomma, la bici in sé è molto silenziosa. Il rumore in ruota è un po' tamarro, ma ci sta, dai. Ok, mi sono mangiato una barrettina perché ero affamato. Adesso facciamo un po' di technical skiing, un po' di passino sulla chiesetta. Olè. Sciocchissima anche questa. Aspetta che blocco un po' la pettorina, così vedete meglio. Ok. Okay. Questo è sempre il solito doppio che salto, perché prima o poi dovrò iniziare a fare per il bene di tutti. Figata. Su questi salti qua il 120 si fa sentire di brutto, comunque. Adesso vediamo se c'è qualcosa di interessante da vedere. Ad esempio qua, questo è un bel doppio, fatto anche bene. Un giorno magari me la sentirò. Ovviamente parlo di questo piccolo, non dell'altro grande. Vabbè, andiamo di qua che non l'avete mai vista. È una variante diversa dalle altre che facevo di solito. No, pensavate andassi di lì, E invece... Sì, effettivamente questi... Alcuni si potrebbero anche fare, però... Non me la sento. Ah, qua vi faccio vedere questo che... È impressionante. Qua Simone Avondetto l'ha saltato, è arrivato, ha detto ok, lo faccio, ed è andato giù. Non so se rende, ma fidatevi che saranno almeno 3 metri, forse anche 4. E il problema è che ci arrivi a una velocità supersonica, e quindi se sbagli praticamente diventi una specie di omelette. Noi facciamo la chicken! Chicken line! Perché siamo dei polli! Ah, qua vi faccio vedere un altro passaggio bello. Ci fermiamo, magari lo guardiamo un attimo. Che in teoria è una cagata, come dice Greg. Ma secondo me nasconde delle insidie. Cioè questo. Questo sasso qui. Che praticamente... Ve lo faccio vedere cercando di non ammazzarmi. È un semplicissimo drop. Drop, però lì c'è un bel gradino. E non è banale. Ah, ve lo faccio vedere da sotto così avete un quadro completo. Eccolo qua. Così lo vedete bene. Sì, è un sasso e basta saltarci giù. Basta copiarlo, barra dargli un colpettino davanti. E magari un giorno veniamo qua e dai, proviamo a farlo. Ok. Ok,
Ok ragazzi, siamo al Colle della Maddalena, ve l'ho fatto vedere già in un altro video, ve lo lascio qua sopra. Niente, dai, siamo arrivati appunto al periodo in cui si inizia a correre, è stato un inverno lungo, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito in questo lungo percorso di preparazione appunto alle prime gare. Inizieremo con Bardolino, gran fondo di cui vi parlerò nel prossimo video, comunque 60 km, 1600 di dislivello se non sbaglio, una gara molto veloce, speriamo che non ci sia vento perché sul lago di Garda, quindi potrebbe anche esserci quell'incognita lì, se c'è vento diventa ancora più impegnativa. Per il resto vi saluto da Torino, dalla collina di Torino. Niente, dai, io mi sono preparato bene, spero di iniziare al meglio, non sarà facile perché vado contro persone che hanno, contro atleti che hanno già corso diverse gare, però vedrò cara la pelle.